Alfabetismo in pillole. La parola di oggi, querulo, deriva dal latino querulus, termine proveniente dal verbo queri, che vuol dire lamentarsi. E infatti questo termine si usa per definire qualcuno che si lamenta continuamente. Non stiamo parlando di chi protesta alzando la voce, ma piuttosto di chi, con vocetta tremante, querula appunto, si lagna abitualmente, anche per le più futili motivazioni, dolendosi del maltempo, dei torti ricevuti, dell'avversità della sorte e chi più ne ha più ne metta. Ma facciamo qualche esempio. Querulo è il tuo parente anziano che, nelle riunioni di famiglia, ti parla solo dei suoi innumerevoli malanni. Querulo è l'amico che ti tiene al cellulare per ore raccontandoti dell'ennesimo due di picche che ha ricevuto. Querulo, infine, è il tuo compagno o marito che inizia a dettarti le sue ultime volontà con 37,5 di febbre. E voi? Ne conoscete parecchi? Ma state tranquilli. Prima o poi la smettono. Forse. Utilizza questa parola nei commenti e metti like. Iscriviti al canale.